Francesco Cordani, Head of Marketing Communication di Samsung Electronics Italia per affariitaliani.it. Oggi è stato presentato il progetto Baby Care in collaborazione con Kiko. La tecnologia Samsung collabora con Kiko e vengono sensorizzati i seggiolini auto, la culla dei bambini a favore della sicurezza. Quindi un progetto importante che decollerà nei prossimi mesi. Un progetto importante che, come abbiamo anticipato, ha una fase di concept per la parte di in-home che vedrà la fase di prototipazione all'interno del 2018, mentre per la parte del seggiolino, come ha accennato Kiko, siamo già in fase di prototipazione e addirittura vedrà la commercializzazione entro il primo H del 2018, quindi parliamo attorno a giugno. Quindi possiamo immaginare che in un prossimo futuro l'utilizzo della tecnologia diventerà sempre più comune, diciamo, anche per una maggiore sicurezza nella gestione dei bambini piccoli. Assolutamente sì, noi, come ho accennato in precedenza, ascoltiamo sempre il consumatore, ascoltiamo anche gli insight che il consumatore ci dà nelle innumerevoli ricerche e colloqui che abbiamo con loro, e vediamo proprio come la tecnologia riesce a dare supporto con l'obiettivo di garantire e di aumentare la tranquillità del genitore. Quindi sicuramente questo è un primo passo nel mondo del bambino, quindi un campo che per l'innovazione forse anche un po' inesplorato, che però questo tende a sottolineare un primo tassello di come l'innovazione anche in questo campo possa diventare importante e soprattutto, come dicevo, possa diventare rilevante per il consumatore stesso e quindi utile.